Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Landi, sono neurochirurgo, mi occupo di neurochirurgia funzionale, di neuromodulazione e sono l'attuale presidente del capitolo italiano dell'International Neuromodulation Society o INS. Adesso, come quello di Apex, rappresenta sicuramente un momento di confronto molto interessante su temi abbastanza specifici, particolarmente il trattamento con varie tecniche di neuromodulazione del dolore. Come tutti i congressi, Apex a livello nazionale, è un momento proprio anche di incontro, l'occasione per rivedere anche vecchi amici, ma soprattutto diciamo, un momento per confrontarsi, mettere insieme programmi anche di lavoro futuro e di sviluppo scientifico. Io direi che è una materia che riscuote molto interesse per i giovani. Innanzitutto perché ha un contenuto scientifico innovativo che permette quindi di ampliare gli spazi di ricerca e noi sappiamo che la curiosità soprattutto dei giovani ed è importante che i giovani appunto facciano ricerca e innovazione. Poi perché c'è un importante anche legame con contenuti tipo tecnologico, legati banalmente insomma, ai device che servono per la neuromodulazione e anche questo è una cosa che incuriosisce soprattutto le giovani generazioni. E poi veramente perché è un ambito della medicina che a qualsiasi livello avrà sicuramente un grande sviluppo nei prossimi anni, quindi è un ambito di frequentazione per i giovani molto consigliabile. Se dovessi fare una classifica non saprei dire che posizione abbiamo in Italia. Sicuramente in Italia, come sempre, abbiamo grande creatività, grande inventiva, e pochi mezzi e poche organizzazioni. Il problema può essere questo. E ecco, un compito di un'associazione come il Capitolo Italiano dell'INS può essere proprio questo, quello di cercare di unire le forze per creare studi multicentrici, per mettere in comunicazione diversi ricercatori che magari altrimenti non avrebbero modo di interfacciarsi, proprio per promuovere la ricerca italiana che sicuramente è di ottimo livello se vista nell'ambito della ricerca internazionale. Beh, sicuramente, sicuramente. Noi sappiamo che purtroppo le risorse economiche messe a disposizione della ricerca sono, in Italia sono esigue se paragonate a quelle di altri paesi dell'Occidente, diciamo così, e non solo. Questo è anche compito proprio delle varie associazioni scientifiche promuovere anche una certa maggiore attenzione da parte anche del decisore politico, perché no, nel veramente essere più attento allo sviluppo della ricerca per il futuro, insomma. Certamente sì, tutto quello che sta succedendo ci lascia molto ben sperare, fra mille difficoltà, abbiamo superato anche questo periodo critico della pandemia, siamo ripartiti direi alla grande e sicuramente si continuerà in maniera molto positiva. L'università è la fucina di formazione dei giovani. Le università italiane, lo sappiamo tutti, lo leggiamo sui quotidiani, hanno un ranking molto elevato nell'ambito dell'università a livello internazionale, quindi il livello di formazione, la qualità della formazione per i giovani è veramente buona. È mia esperienza personale vedere i giovani che escono dalle nostre università veramente ben preparati. Una ragione in più per poi non deluderli una volta che entrano nel mondo del lavoro, continuare a permettergli di studiare, di sviluppare le loro skills, di sviluppare la loro ricerca. Beh,
sì, insomma, sappiamo che c'è una certa immigrazione di cervelli verso altri paesi, Francia, Germania, UK, tanto per rimanere solo in Europa, per non parlare degli Stati Uniti. È anche vero che c'è il fenomeno del cosiddetto ritorno dei cervelli verso l'Italia, e questo è un fenomeno assolutamente non indifferente, non sono piccoli numeri, e anche questo ci lascia ben sperare.